Ha un palcoscenico stupendo all'interno dell'area archeologica di Peltuinum, ma già l'anno scorso abbiamo realizzato la prima edizione di questo Festival dei Popoli Europei, così chiamato perché le tante identità europee fanno la grande patria. Intorno a questo ragionamento, ma noi vogliamo valorizzare anche le identità e peculiarità del nostro territorio. Peltuinum è un'area che ha una vocazione naturale, una città, antica città vestina, poi romana, che ha delle bellezze uniche, il Tempio di Apollo all'interno, e attraverso la musica, i concerti, ma anche convegnistica, vogliamo portare le persone lì per portare il ragionamento. Ospite clou sarà il 20 di agosto i Bumba Dash, gruppo salentino. Questa contaminazione con la Puglia sulla via del Tratturo, noi ci giochiamo, ma è un tema ragionato della convivenza di due regioni che debbono sempre più dialogare per valorizzare le bellezze che hanno. Noi come politica spesso ci interroghiamo come poter coinvolgere i giovani, dicevi bene, attraverso la musica, attraverso dei modelli positivi, proviamo il loro coinvolgimento. Sicuramente ci sarà un grande successo perché questa band è di rilievo nazionale, l'ingresso sarà totalmente gratuito per tutti gli ospiti per tutti e due i giorni. Quindi il primo giorno ci sarà dei Bumba Dash, il secondo giorno dedicato alla musica celtica a tema, diciamo, della vocazione del territorio.